Buongiorno a tutti. Oggi con GCAD vediamo come gestire quelli che sono i layer, i vari livelli di disegno. Come ogni CAD abbiamo nel menu Home proprietà layer, quindi cliccando su proprietà layer andiamo ad interfacciarci con la finestra di gestione delle proprietà del layer. Come vediamo, qui sono stati appunto creati vari livelli dove è possibile quindi eseguire delle operazioni di spegnimento e accensione del layer, quindi vedete in automatico anche in anteprima è possibile appunto andare a visualizzare gli elementi accesi o spenti. Posso andarli a congelare eventualmente, quindi in questo caso lui li congela e li fa nasconderli, li nasconde all'interno del disegno, oppure bloccarli, cioè in questo modo una volta che sono stati bloccati non possono essere selezionati. Infatti se io vado a cliccare su ok, questo qui è un layer che non mi permette nessuna operazione, solo di visualizzarlo, ma è bloccato. Se io vado su proprietà layer di nuovo, lo vado a sbloccare, io posso procedere quindi a definire quello che è appunto le caratteristiche del layer. Posso scegliere o meno di far stampare o visualizzare in stampa un determinato layer, quindi basta appunto cliccare su riconcina, quindi questa tipologia di elemento vettoriale non sarà stampato. La scelta del colore, poi il tipo di linea e spessore della linea. C'è la possibilità anche di fare una ricerca per quanto riguarda i layer disponibili all'interno della gestione delle proprietà, e in più sempre dal menu Home, qui nella sezione layer, possiamo eventualmente andare a utilizzare queste funzionalità aggiuntive nuove: spegni, accendi livello, congela, scongela, rendi corrente, elimina eventualmente layer vuoti, quindi non utilizzati, e blocca eventualmente un determinato livello. Quindi c'è una gestione completa integrata delle funzionalità dei layer. Inoltre c'è la possibilità anche di visualizzare e caricare e passare da un layer a un altro cliccando sul menu a tendina.